Benvenuti, vediamo adesso come ottenere questo effetto che è il cosiddetto sguardo, che permette di usare il gaze, che permette di attivare, quindi in questo caso teleportarsi, guardando semplicemente degli oggetti. Questo lo facciamo, adesso lo vedremo in questo video come usare questo cerchio rosso per poter impostare questo lavoro. L'effetto finale, vediamo un po' se riusciamo a mostrarlo, è che quando ci muoveremo, vedete che compare. Ecco, il cerchio che man mano si riempie e a questo punto questo cerchio in pratica ci permetterà di muoverci se fissiamo questo oggetto. Allora, come farlo? Vediamo subito come farlo. Andiamo sul video che ho fatto poco fa in cui spiegavo come fare innanzitutto uno, voi potete farlo come volete, potete usare qualunque immagine. E fare un cerchio rosso. Io ho fatto un'immagine 36x36. Qui abbiamo addirittura un link da cui potete scaricare un esempio di questo cerchio rosso. E poi quest'immagine, quando la scaricate e la mettete dentro gli asset del vostro progetto. In questo caso la mettiamo praticamente qui. Vedete che qui c'è un cursore gaze. Quindi quando l'avete spostato qua dentro, adesso normalmente quando lo spostate viene inserita come immagine, ma noi vogliamo in realtà, quindi verrebbe messa tipo così, default, oppure addirittura in altro modo, invece voi dovete fare attenzione a mettere come sprite 2D and GUI. Rifacciamo magari giusto per vederlo dall'inizio, come si fa. Quindi questa è la scena finale, ma cancelliamo il canvas, quindi quello che vogliamo ottenere noi è ottenere un canvas, cioè una specie di maschera, una HUD che sta davanti a voi mentre lo guardate, e vogliamo metterci questo cursor gaze che abbiamo messo come sprite 2D and UI. Quindi andiamo qua, facciamo UI e creiamo un image. Okay. Questo image che creiamo, la prima cosa è un po' come anche con la camera, facciamo 000 in modo tale da metterlo proprio di fronte a noi e gli mettiamo come sprite quello che abbiamo appena caricato, quindi prendiamo questo. Era sopra, quindi scusate. Prendo e lo mettiamo sopra e gli abbiamo messo questo sprite, bellissimo sprite che funziona. Tra l'altro l'esempio che ho fatto in realtà su GIMP che ho visualizzato era un pochino più cicciuto, questo qui un po' più, quindi probabilmente l'ho fatto non di 20 il cerchio interno, l'ho fatto un po' di più, 24 forse, qualcosa del genere, in modo tale che risultasse un pochino più magro. Ora, una cosa che dovete ancora fare e ricordarvi di fare è di togliere lo script che lui vi ha messo. Vedete che c'è, dovrebbe esserci un, ah no, forse nel canvas c'è un graphic raycaster che dovete togliere, quindi ricordate di togliervelo. E poi dovete fare attenzione a modificare questa opzione, quindi in render mode dovete metterlo camera. E poi qua dovete mettere una camera che è quella che usate, quindi nel player prendete la main camera e la mettete qui. Ora, il fatto di metterla lì vuol dire che appunto vedete che viene visualizzato in fondo, ma noi gli mettiamo ad esempio 10 metri davanti a voi o anche di meno, quindi possiamo metterlo 1 metro davanti a voi e così avete finalmente questo mirino. Quindi a questo punto l'effetto che si ha è che quando si lancia il programma, vedete che c'è il mirino e vabbè, questo è quanto. Praticamente adesso è disattivato, adesso lo attiveremo nella prossima video. Ultima cosa che mi sono scordato di dire è che quando create l'immagine dovete ricordarvi di mettere ancora nel tipo dell'immagine, quindi questa. Dovete ricordarvi di mettere il fatto che il tipo non sia simple ma sia filled,
Questo permetterà di fare appunto quell'effetto, vedete qua, no? Che si vede, quindi spostando questo righello da 0 a 1 scompare o riappare completamente, e questa è la cosa su cui giocheremo per farlo apparire e sparire. Quindi quello che noi facciamo è di metterlo a 0, pur essendoci, e a questo punto vedete che lui nella scena ci ha costruito un pannello proprio davanti a noi, e questo è quanto sufficiente per cominciare a fare poi il resto. Ci vediamo al prossimo video.